Ho chiesto 1-2 a Loris, in qualche modo la palla è passata, qualche rimpallo fortunoso. Ho tirato, il portiere ha parato, dopo da per terra ho cercato di prenderla più meglio possibile e è andata dentro, anche un po' fortunoso, diciamo, tra virgolette, però un bel gol, però peccato per la partita. Però. Sento la fiducia sia del mister che dei miei compagni della società, cerco di farmi trovare pronto in ogni occasione che scendo in campo. Vengo da un periodo dove mi sento bene e sto giocando anche con continuità. Avevo fatto quella con Südtirol, sono entrato a Terni e questa qui. Adesso speriamo sempre di giocare sempre di più e aiutare sempre di più la squadra. Non siamo riusciti a gestire certe situazioni. Volevamo. Il primo tempo abbiamo fatto anche. Abbiamo gestito bene. Il secondo tempo, ripeto, non abbiamo gestito certe situazioni. È arrivato il gol del pareggio. Però secondo me è inutile stare qui a fossilizzarci su questa partita. Fra 3 giorni giochiamo a Gubbio, abbiamo subito la possibilità di rifarci e niente, tutto qui. Dobbiamo andare a vincere a Gubbio e imparare dagli errori di oggi. Loro dietro erano molto alti, io cercavo di giocarli sulla profondità, tagliarli dietro le spalle. Il primo tempo ha funzionato bene, ho cercato di giocare sia a destra che a sinistra per attaccare bene la profondità, è quello che mi aveva chiesto il mister. Credo di averlo fatto bene, di gamba mi sento bene, e sono contento, insomma, della prestazione personale, però volevamo vincere, questa era la cosa più importante, però dai, personalmente sono contento della mia prestazione. Ma ti dico, ci sono certe partite che nascono in un modo, certe in un altro, però come da te sì, oggi non siamo riusciti a gestire bene il secondo tempo. Loro ci hanno attaccato tanto, ci è andata bene una volta, due, e dopo Proietti ha beccato comunque il tiro della domenica, perché se non becca quel tiro là finisce 1-0, però niente, non siamo riusciti a gestire. Prenderemo questi errori per rimediare e che ci servono per lezione. Però insomma dobbiamo tirare sulla testa che comunque non abbiamo perso, abbiamo un pareggio, dobbiamo andare a Gubbio per cercare la vittoria, tutto qui. Tenevamo a regalare la vittoria comunque a questi splendidi tifosi che anche oggi ci hanno sostenuto, ci hanno applaudito a fine gara nonostante non sia arrivata la vittoria. E li ringraziamo per il supporto e la forza che ci stanno dando tutti i tifosi. Ci dispiace non avergli, ripeto, regalato la vittoria.